un'altra bella prestazione, un'altra gara intanto molto equilibrata, e questo non può che far bene anche alla tenuta mentale della squadra. Peccato per quella porzione tra il 45esimo e il 50esimo in cui forse ci siamo un po' innervositi, un po' disuniti nella fase difensiva, ha perso un po' il filo la squadra in campo. Sì, direi anche un po' prima, perché tutto l'inizio del secondo tempo non abbiamo cercato di cambiare sistema difensivo anche troppo spesso, ma ogni situazione era favorevole a loro, o Canete da fuori, quando riuscivamo a dare un po' più pressione a lui venivano fuori gli altri in penetrazione, non era proprio il caso. Lì sarebbero servite un po' di parate che Scarcelli e Lubinati ci avevano ben abituato negli ultimi tempi per tenere la partita un po' a nostro vantaggio, perché eravamo bene in partita. Oltre a questo abbiamo sbagliato tante palle facili in seconda fase e soprattutto alla fine. Non dico che avremmo potuto recuperare, però ci siamo mangiati quelle palle recuperate con il cambio di difesa 4-2. Nelle settimane precedenti avevi parlato di questi ultimi mesi di campus come mesi utili per lavorare su alcuni nuovi adattamenti difensivi, alcune nuove soluzioni offensive. A che grado di maturazione è questo processo di cui avevi parlato a tuo avviso? Siamo ritornati un po' indietro, perché abbiamo visto che avevamo anche perso di nuovo i principi dell'asse zero, per cui è come se vuoi fare una cosa nuova e non ti ritrovi neanche quella vecchia, per cui ci piace che queste partite siano vive, siano vere, come questa di oggi, come quella di sabato scorso, come quelle precedenti, per cui stiamo ancora in 6-0. Per quanto riguarda l'attacco, diciamo che magari facciamo sempre qualcosa di nuovo, ma giusto per ampliare il bagaglio tecnico dei singoli. Di contro, sicuramente in una fase della stagione molto avanzata, sono arrivate una serie di buone prestazioni, il che sono di fatto poi la riprova che in qualche modo i ragazzi sono ancora stimolati in una fase, dicevamo, della stagione in cui sicuramente il fatto di non fare classifica, il fatto di trovare dall'altra parte squadre che invece come Fondi oggi o come Merano hanno assolutamente bisogno di punti, potrebbe forse, no, in qualche modo rilassare, invece non è così. No, noi ragazzi invece stanno facendo il conto alla rovescia, nel senso che sanno che queste sono le ultime cartucce per giocare in Serie A, perché molti di loro non andranno in Serie 1, o se ci andranno non avranno tutto il minutaggio di adesso, per cui sono desiderosi di giocare, di far bene, al di là di quello che vuole l'avversario. Quello che vuole l'avversario adesso un po' è cambiato, perché l'abbiamo visto oggi. Mentre prima era un timbro, il cartellino contro il campus, adesso non sarà difficilissimo, però ci devono stare attento, per cui il loro atteggiamento adesso è un po' diverso. De Santi, se era importante conquistare questi due punti per lanciare la volata finale all'Albatro, no? Sì, non solo, era importante vincere, l'abbiamo fatto anche in difficoltà, che ci è venuto a mancare Arena per praticamente tutto il match, anche Speranza non stava bene, i ragazzi sono stati stoici, eroici, denotano una buona condizione fisica, perché non è facile stare dietro al campus che corre per 60 minuti. L'importante era vincere, l'abbiamo fatto, siamo contenti, adesso ci prendiamo una meritata pausa e poi riprenderemo il 18 con il filotto di partite che ci attende. Gara molto equilibrata, soprattutto nel corso del primo tempo, che si è decisa praticamente soltanto nella seconda parte di seconda frazione. Si aspettava un campus così? Beh sì, sicuramente, visto anche le ultime partite che ha fatto, quindi abbiamo preparato la partita in questo modo, sapevamo che loro era una squadra da non sottovalutare, ma assolutamente non l'abbiamo sottovalutata. Purtroppo non abbiamo potuto fare il nostro gioco veloce al cospetto del campus, proprio perché siamo rimasti in pochi e poi non avevamo cambi, perciò è stato ancora più difficile. Però il campus, ho visto una bella squadra con molti elementi, alcuni singoli interessanti, quindi avranno un grande futuro. Gian Bartolomeo, ve la siete giocate fino alla fine, insomma. Sì, comunque Fondi è un'ottima squadra, abbiamo giocato molto bene, ma ci hanno fregato i soliti errori, delle palle perse stupide, ma siamo rimasti in partita fino alla fine e abbiamo giocato molto bene e sono felice. Senti, adesso c'è un periodo di stop, 2-3 settimane per gli impegni della nazionale, poi si ritornerà a giocare questo rush finale del campionato. Innanzitutto, come giudichi la tua prima esperienza con il campus? Perché tu sei uno dei nuovi, insomma, di questo gruppo in quest'annata, visto che siamo ormai al rush finale di quest'annata. No, sicuro, io qua al campus ho altri 2 anni da fare con la prossima annata. Mi hanno accolto subito benissimo i ragazzi, mi sto trovando molto bene.
È un gruppo incredibile, molto unito e si vede anche in campo che viviamo insieme al di fuori. Senti, contro il Fondi è iniziata una serie di partite sulla carta abbordabili, insomma, contro squadre che già ve la siete giocata la gara d'andata ottenendo punti, insomma, gli obiettivi quali potrebbero essere alla ripresa del campionato? No, gli obiettivi sono sempre quelli, cercare di crescere il più possibile individualmente come squadra e se riusciamo a rubare anche qualche punto contro le prossime squadre e di divertirci. Garcia, arrivano due punti importanti, insomma, anche per il rilancio in classifica e per lanciare questa sfida nei confronti soprattutto dell'Albatro, che è la squadra più vicina fuori dalla zona play-out. Sì, certamente eravamo tutti consapevoli dell'importanza di questa partita, sia per la sfida con l'Albatro che con quella con il Rubiera, che fino adesso la classifica non dice quello che succederà, perché dopo questo che è successo con il CONI loro avranno i nostri stessi punti, quindi è una sfida tra tre squadre in cui due devono andare al play-out, quindi è divertentissima per voi ma per noi troppo difficile. Divertente anche la gara di oggi, forse qualche errore di troppo, un po' la tensione per i punti in classifica per voi e magari qualche peccato di gioventù per i ragazzi del campus, però è stata bella da vedere perché è stata equilibrata quasi fino alla fine. Sì, onore sempre al campus. Venire qua e vincere non è un'impresa facile, non è scontato per nessuna squadra, l'abbiamo visto con il Rubiera, con il Cassano, quindi noi sapevamo che era una partita così tirata fino alla fine, che se non facevamo quel break che ti permette di stare tranquilli, poi dovevamo correre tutta la partita. Purtroppo ci ha penalizzato un po' la uscita di Arena al primo tempo, è una squadra secondo me molto stretta e questo ci fa sempre in salita la nostra partita, no? Tre settimane per ricaricarvi e per lanciare la sfida in questo rush finale. Sì, tre settimane di pausa, due settimane di pausa, la terza si gioca e poi arriva la parte più divertente, più importante anche del campionato, quindi per noi vengono benissimo.